Mister, domani non si gioca, sono 3 punti a tavolino, non so se è la vittoria più bella, insomma di sicuro è la più facile di questo campionato. Sì, è la più facile, più che la più bella. Alla fine, insomma, è una cosa che hanno passato tutti nel giro, o quasi tutti ormai nel girone di ritorno. Siamo contenti perché ci arriviamo dopo la vittoria di Alessandria, che come avevo detto prima della gara di lunedì, siamo in attesa di che faranno le altre domani, però intanto noi arriveremo a Chiavari ai 58 punti, che sono tantissimi, quindi come dissi dopo Alessandria, sono contento per i giocatori perché hanno fatto un cammino straordinario. Non ci basta perché se a 55 punti oggi siamo ancora settimi, vuol dire che davanti viaggiano, dobbiamo tentare di mettere una marcia pesante e vedere se nelle ultime 3 partite riusciamo a fare un colpo che ci consenta di scalare qualche posizione. Realisticamente l'obiettivo è sempre il quarto posto o in cuor suo spera anche in qualcosa di più, mister? Ma uno spera sempre in qualcosa di più, però è chiaro che noi in quel caso non dovremmo sbagliare mai, nel senso che noi se vogliamo tentare di agganciare o il terzo o il quarto posto dobbiamo vincerle tutte, questo è il mio punto di vista. Se non le vinciamo tutte, su 3, compresa domani a Pro Piacenza, su 4, scusa, compresa domani a Pro Piacenza, possiamo fare un pareggio, le altre le dobbiamo vincere e sperare che comunque qualcuno inciampi, tentiamo di fare un'impresa. Lei ha sempre detto che non era preoccupato anche quando la squadra non riusciva a vincere. Ora che ha interrotto la serie negativa, vorrei chiederle se è comunque sollevato, non so se a livello personale, ma anche per la squadra. No, sollevato sicuramente sì, perché al di là del fatto che io fossi tranquillo, poi quando la vittoria non viene, tranquillo non c'è nessuno, ha fatto una finaccia, tranquillo, e quindi avevamo necessità di portare a casa i 3 punti, perché sennò diventa pure un aspetto mentale difficile da smaltire quando la vittoria che non viene allunga troppo il tempo, ecco. È un momento giusto in cui è venuta, nel senso che comunque oggi abbiamo necessità di fare più punti possibili per scalare posizioni, per tentare di scalare posizioni, quindi sicuramente è stata una cosa che ha liberato mentalmente un po' tutti, ecco. Chiedo anche dal punto di vista dei giocatori disponibili, Salifu starà fuori per un po', immagino. Le chiedo quando conta di riavere Butic e che ruolo può giocare Belloni in questo finale di stagione, visto che ha sempre detto che lo aspettava, no? Quando le partite sarebbero diventate decisive, ancora però non è riuscito a lasciare il segno. Per Salifu non covo grandi speranze di rientro, per Butic sì, anche se a oggi non si è ancora allenato con la squadra e siamo al 15 d'aprile quasi, quindi un giocatore che va ricondizionato totalmente. Io penso che oggi possa essere buono per qualche spezzone di partita, qualora andassimo avanti al playoff, quindi è tutto da valutare. Per Belloni un discorso un po' a sé, nel senso che io ho sempre detto che secondo me è un giocatore che più presto l'avrei avuto a disposizione integro e in condizione, e più mi avrebbe dato un vantaggio. Poi le mie parole le porta via il vento, perché se dopo il giocatore non lo faccio giocare, tutto quello che dico un po' viene vanificato anche nell'aspettativa sua, però il calcio va così, nel senso che oggi la squadra ha trovato un proprio equilibrio. Serrotti forse in quel ruolo lì rende meglio che da centrocampista comunque mi dà una grande qualità, però magari un giocatore abituato a essere poco ordinato perché la sua qualità migliore è quella di essere poco ordinato perché diventa imprevedibile in campo, allora il ruolo di trequartista gli si addice di più, è comunque un centrocampista che ci dà equilibrio, anche se come ho detto sempre sia Rolando che Belloni corrono, quindi il problema non sarebbe quello. Vedremo, deve preoccuparsi di allenarsi come sta facendo a buona intensità e quando verrà chiamato in causa tentare di dare il proprio apporto. Di più oggi non penso neanche sia corretto dirlo perché a me quando i miei allenatori mi dicevano non ti preoccupare e poi mi facevano giocare, insomma lasciava il tempo che trovava, quindi non mi piace neanche parlare a vanvera con i giocatori, io lo dico una volta, poi il calcio va così, ne posso mettere in campo 11 e tento di fare le scelte non per tirarmi la zappa sui piedi, ma per tentare di far meglio che posso. Qua oggi c'erano anche i bambini della scuola Pio Borri, gli hanno chiesto anche che rapporto aveva e ha con il calcio. Lei ha detto che in televisione le partite, insomma, non ama vederle, che a giocare non ci tornerebbe se non per la partita di Chiavari. Le chiedo anch'io che rapporto ha con il calcio, mister. Ma è stata una passione infinita che ho avuto da ragazzo, che è diventata insomma, il mio lavoro da giocatore e oggi il mio lavoro da allenatore, anche se il lavoro da allenatore
per quel che penso io, non ha nulla a che vedere con quello che ho avuto da giocatore. Giocatore finisce le 2 ore di allenamento, i problemi sono finiti, i miei cominciano dopo le 2 ore di allenamento. Quindi per me le 2 ore di allenamento sono non uno svago, però un piacere, sì. È un lavoro dove tutto quello che fai non è dipendente solo da te, ma dipende dalla squadra, dall'ambiente, dalla società, dalla città, da mille componenti, dal palo che va dentro e il palo che va fuori. Invece da giocatore, mi sono determinato da solo quello che poteva succedermi, ed è una cosa, una differenza enorme nei due lavori. Detto questo, insomma, sono leggero nel cervello perché se no mi scoppia, quindi ogni tanto vado a fare gli hobby miei perché mi aiuta a pensare a qualcos'altro e magari ad arrivare a lavoro meno preoccupato, meno teso, perché comunque è un ambiente che ti porta pressioni, io parlo di pressioni emotive, di pressioni nella testa. Chiamarlo lavoro ogni tanto non è che c'ho vergogna, però alla fine io in vita mia non ti dico che non ho lavorato mai, però ho fatto il giocatore 20 anni, l'allenatore 10, è un lavoro per modo di dire perché è stato un divertimento, quindi continuo a prenderlo come una cosa che debba tentare di essere leggera. Non sono stato sempre così, ho passato dei momenti dove da allenatore soprattutto ci ho avuto ansia ad arrivare, oggi ansia ad arrivare non ce l'ho più, tento di fare le cose meglio che posso, se non mi riesce e farò qualcos'altro. Grazie, Ministro. Prego.